ristretti. Poi prego Monsignor Avignani di presentarci Richetti e infine la parola a lui. Buongiorno a tutti, piacere di vedere numerosa partecipazione. Ringrazio innanzitutto Don Giorgio per questa intuizione che si impegna a portare avanti e per, proprio che è una degna intuizione. Ringrazio Danilo Richetti, ringrazio Eugenio che sono qui. Ecco, credo mi è interessato proprio la tematica, la trasmissione della fede alle nuove generazioni, queste cose le ripeterà i figli, ai figli dei tuoi figli anche, ma poi non cessa la trasmissione. E credo che questo tema della trasmissione della fede alle nuove generazioni sia un tema che accomuna il cristianesimo e anche il ebraismo, ovviamente. Io resto sempre, mi è arrivato in mente un rito che nella chiamata del Tempio, no, anzi sotto il muro del piatto, si fanno i bambini, i ragazzini di 12-13 anni, dove nella nostra guida si diceva è una specie della nostra confermazione, cioè a 13-14 anni c'è la conferma della loro fede pubblicamente. Ricordo che quindi mi sono sempre detto, anche però come fanno a trasmettere questa fede, tenendo conto che la secolarizzazione riguarda il cristianesimo e riguarda anche l'ebraismo, la sfida della secolarizzazione, in effetti più che non gli islami, ecco, perché hanno una caratteristica di diversità e di somiglianza maggiore il cristianesimo e l'ebraismo proprio per rispetto per certi aspetti. Quindi sono molto interessato, la ringrazio di aver accettato e ascolterò molto volentieri proprio anche la sua proposta. Credo che sia un arricchimento reciproco in questo cammino, diciamo, di scoperta della fede che ci ha proposto noi, ma credo che sia un tema che riguarda. Grazie. Ad una fede autentica e forte.
Questo ci tocca entrambi. Io credo che possiamo ricavare un insegnamento da quanto il rabbino ci dirà oggi, anche perché noi stessi pensiamo che questi precetti devono essere fissi anche nel cuore dei nostri giovani, e so che le nostre famiglie ripetono questo ai loro figli. Vorrei dire allora che, mentre ringrazio tanto il rabbino Richetti, presidente oggi, attualmente, dell'Assemblea dei Rabbini Italiani, dopo essere stato rabbino capo a Trieste, vice rabbino capo a Milano, rabbino capo a Venezia per 10 anni, credo sia una persona che nel nostro ambiente ha avuto davvero non solamente la stima di tutti, ma anche, direi, un'accoglienza che è stata sempre aperta e cordiale, come proprio della sua persona che ci dà. Posso dire una parola al vescovo Corrado? Io vi devo dire che da lontano ho cercato di leggere gli atti del suo convegno, del vostro convegno diocesano, dove si diceva con molta chiarezza che l'invito era questo: abita la terra e vieni con fede. E mi permetto di dire, non lo voglio dire completamente, lo accenno soltanto perché sappia che di questo anche oggi la sua comunità, come questo suo fratello, tengono in debito conto gli orientamenti pastorali che lei ha dato. Si dice che negli orientamenti pastorali del vescovo la famiglia va aiutata ad essere fedele al suo compito di educatrice di relazioni buone e nello stesso tempo di vita buona del Vangelo. Si dice che i giovani, che bello però quello che scrive, i giovani sono da cercare, non sono da attendere. I giovani sono da cercare. L'attenzione ai giovani deve offrire a loro la possibilità di non essere oggetto di un'attenzione, ma protagonisti di una scelta che noi potremmo fare per loro, non credo, ma che noi potremmo far fare a loro se nella famiglia, in collaborazione con tutte le altre agenzie educative, vedi, non so, le associazioni, i movimenti, gli oratori, camminiamo di pari passo perché i nostri giovani possano davvero scoprire, e non solo nel mondo della scuola, quale può essere il mondo che vedranno domani, ma scoprirlo in una fede ciò che vorremmo fosse. Dico perciò questo, grazie al vescovo Corrado, a cui voglio bene, ci vogliamo bene come fratelli. Vi dico grazie anche per questo suo intervento, che mi è sembrato quello che poteva, per un aspetto almeno, essere felice conclusione del vostro convegno: abita la terra e vivi con fede. Ed ora credo che la parola debba passare al rabbino Richetti per chiedergli con molta semplicità: come fa una famiglia ebraica a far crescere nella fede i suoi figli? Come possiamo garantire, non lo so, ma cercare almeno di assicurare che il nostro mondo sia ancora, in questi giovani, un mondo che si apre alla fede in Dio, che è il Padre di tutti? Grazie. Signora Vignani, fra un pochino.
credo che sia necessario fare qualche premessa. E la prima premessa che voglio fare è una citazione dal mondo, dal trattato di Bhagavata. Certamente deve essere ricordato in bene quell'uomo il cui nome è Yehoshua ben Dandan, perché senza di lui si sarebbe dimenticata la Torah a Israele. In antico il figlio studiava da suo padre, ma l'orfano rimaneva senza insegnamento. Stabilirono che ci fossero degli insegnanti a Gerusalemme e i padri portavano i loro figli perché venissero ammaestrati, ma ancora l'orfano rimaneva senza insegnamento. Stabilirono degli insegnanti in ogni regione e i ragazzi di 16-17 anni venivano portati verso di loro, ma quando l'insegnante si arrivava a un allievo, quello si ribellava e usciva. Alla fine venne Yehoshua ben Gamla e istituì i maestri in ogni provincia e in ogni città, e che venissero affidati loro i figli intorno ai 6 o 7 anni. Vedete, Yehoshua ben Gamla viveva più o meno nella stessa epoca in cui ha vissuto un certo Gesù di Nazareth. È stato il fondatore della scuola pubblica. E attraverso questo strumento, dicono i maestri, lui ha salvato l'insegnamento della Torah. Perché? Non dimentichiamo quello che è scritto all'inizio, che il primo insegnamento veniva dai genitori, veniva dai padri. Questo sarà uno spunto sul quale torneremo. Ma per capire l'importanza di questo fatto, di questo studio che ho visto come fondamentale, dobbiamo capire perché l'insegnamento della Torah è così importante. La Torah, noi sappiamo, secondo la tradizione, che per Torah intendo l'insegnamento in senso molto ampio, quindi non soltanto il Pentateuco, ma anche tutti i libri profetici, la tradizione, eccetera, eccetera. È il messaggio divino per ognuno di noi. E nella Torah stessa del Deuteronomio è scritto che bisogna amare il Signore servendolo. I maestri dicono servirlo significa studiare la Torah. Perché la sua parola, la sua volontà è ciò che lui desidera da noi. Ed è talmente importante che nel Mishnah, nel Trattato di Bea, è scritto: queste sono le cose che non hanno un limite. La destinazione ai poveri di un angolo del campo, l'entità dell'offerta di comparizione al santuario, la beneficenza e lo studio di Torah, non solo, prosegue la Mishnah. Queste sono le cose il cui capitale rimane anche per il mondo a venire. L'onorare il padre e la madre, e portare armonia fra l'uomo e il suo simile, tra sposo e sposa, ma lo studio della Torah li vale tutti insieme. Ecco, quindi la Torah è un valore forse superiore agli altri, perché in essa, come dicono i maestri, è trattato due volte. C'è veramente tutto. C'è un detto
dei maestri. Me lo ricordo sempre perché era uno dei detti preferiti del mio nonno materno, che era il rabbino Friedenthal. Quando io sono nato era il rabbino capo di Milano, era stato già rabbino a Cuneo, a Gorizia, in Umbria, a Kecskemet, poi a Verona e infine appunto a Milano. Girala e girala perché ne sai tutto. Invecchia, consumati su di essa e non smuoverti da essa, perché non hai qualità migliore di essa. Ma quale scopo di avere lo studio della Torah? Quale scopo di avere la conoscenza? Maestro di Cetto in guardia, chi studia per essere chiamato signor rabbino, il suo studio non vale nulla. Lo studio deve essere per il piacere di conoscere la parola di Dio, per il piacere di sapere come mettere in pratica la parola di Dio. Grande discussione tra i maestri, è più importante lo studio o il mettere in pratica i precetti? Però mia diva diceva, è ovvio, è mettere in pratica i precetti, Dio ci comanda di fare delle cose. E altri maestri hanno detto sì, caro mio diva, ma lo studio è importante perché senza quello non saprai mai come mettere in pratica i precetti. Tant'è vero che anche nel Deuteronomio è detto: non si smuova questo libro della Torah dalla tua bocca e mediterai su di esso giorno e notte. Giorno e notte. Tant'è vero che poi la normativa stabilirà che è dovere di ognuno dedicare almeno una parte della giornata e una parte della serata allo studio della Torah. Ovviamente ognuno secondo le sue disponibilità, secondo le sue possibilità di lavoro, eccetera. Però ecco, fai della tua Torah l'occupazione principale e del tuo lavoro l'occupazione secondaria. Domandò un giovane al suo maestro, riportato in Talmud: ma posso studiare anche le scienze che insegnano i greci? Certo, rispose il maestro. Però, attento, siccome è scritto mediterai sulla Torah giorno e notte, tutto a un momento che non sia né giorno né notte che occupa di dire le scienze greche. È ovvio che non tutti sono d'accordo. Nel 1100 Mosè Maimonide diceva che molte volte la matematica, la scienza, la filosofia sono strumenti essenziali. Perché? Perché ci insegnano a capire il mondo creato da Dio e quindi ad ammirare di più. Non solo. Ai tempi del Talmud c'erano addirittura due mesi all'anno in cui le accademie di studio organizzavano dei corsi aperti a tutti. Due mesi all'anno di studio intensivo. Erano chiamati i mesi di calma della sposa, da dove la sposa era la Torah. E lo studio poteva e può essere effettuato efficacemente soltanto attraverso l'analisi del testo, ma nella lingua originale in ebraico, anche nei periodi in cui la gente non conosceva più l'ebraico e sono nati quindi i talmud, le traduzioni prima in aramaico, poi in greco e poi nelle lingue più recenti. Lo studio in ebraico è fondamentale. Ricordo un nonno che diceva che è anche semplicemente il guardare le lettere con cui sono composte le parole della Torah. Ma già quello solo porta sapienza. Io da bambino, da ragazzino, ascoltavo, dicevo, ah sì, va bene,
Beh, mio nonno veniva da una scuola rabbinica molto razionalista, la scuola del collegio rabbinico di Firenze. Però queste sue parole si trovano pari pari negli insegnamenti della Kabbalah, della mistica ebraica. Laddove è detto esplicitamente che le lettere ebraiche aiutano sapienti. Perché? Perché è attraverso la combinazione delle lettere, e su questo esiste nella mistica ebraica un libro di difficilissima comprensione, io non ho mai affrontato onestamente, si chiama Sefer Yetzirah, il libro della formazione, in cui è spiegato come l'accostamento, la sovrapposizione di varie lettere ha dato origine niente di meno che alla creazione dell'universo. D'altro se ci pensiamo, un esempio che potrei definire il più semplice, più portata di chiunque, la prima lettera dell'alfabeto ebraico è Aleph. Le lettere hanno anche valore numero. Essendo la prima lettera, il valore numerico dell'Aleph qual è? Ovviamente 1. Però, se noi guardiamo come è scritta la lettera Aleph, noi vediamo che è formata da una lettera Yod in alto, da una lettera Yod in basso e una lettera Vav che li collega. Bene, il valore numerico della lettera Yod è 10, quindi 10 più 10 fa 20. La Vav 6, in totale 26. Il nome di Dio, quello che noi ebrei non pronunciamo mai, quello che è scritto con le quattro lettere, il nome che lo chiamiamo noi Teta e Armato, no? È Yod, la He, la He. Come valore numerico è 26. Perché? Perché c'è un solo ente che può essere definito l'uno per eccellenza, Dio. Vedete come già da questo si ha un insegnamento dell'importanza dello studio del valore delle lettere. Ma da quando è bene cominciare a studiare? Nel trattato delle massime dei padri è scritto a 5 anni lo studio della Torah scritta, a 10 si comincia la Mishnah, a 15 il Talmud. Fondamentalmente con questo noi abbiamo riassunto tutta la tradizione rivelata e dei maestri. A 20 si comincia a correre, a 30 ad acquisire stabilità, a 40 a conseguire conoscenza, a 50 a livello di dare consigli, a 60 la vecchiaia, 70 la canizie, 80 la vera forza, a 90 ci si ripiega, a 100 è come se fossero. Va bene, ma al di là di questo, questo indica nell'età di 5-6 anni il momento ideale per cominciare a segnare i testi. E da che cosa si comincia? Tradizionalmente, coloro che sono puri, e si occupano di cose pure. Nella pratica odierna, di solito non è così, nella pratica odierna per lo più si comincia a insegnare proprio i racconti della Genesi. Ma è interessante questa opinione dei maestri che ha una sua valenza, è detto, era riferito che ai tempi del re Ezechia, quindi ancora ai tempi biblici, non c'era nessun ragazzino di 9-10 anni che non conoscesse a minadito tutte le regole di proprietà.
stiamo parlando di persone umane. Ci saranno stati anche allora quelli che imparavano di più, quelli che imparavano di meno, quelli che imparavano bene, quelli che una storiella, questa si riferisce a un'epoca assai più recente, parliamo tra fine intorno al nell'Ottocento, posso no, in Russia, in una famiglia che tradizionalmente dava alla sinagoga di generazione in generazione degli ottimi provveditori, in pratica quelli che sarebbero nel mondo cristiano i sacrestani. E in una famiglia di questo genere è nato un ragazzino che non è mai riuscito a imparare a leggere l'ebraico. Con tutti gli sforzi che hanno fatto i genitori, che ne hanno fatto i maestri, questo, di fronte alle lettere ebraiche, si impappinava, non riusciva. A un certo punto, arrivato ormai all'adolescenza, disse: senti papà, io evidentemente non sono fatto per queste cose, dammi la tua benedizione. E andò a vedere di fare forme in qualche maniera. Il padre lo benedisse e lui partì. Stava facendo, trovò per terra un'arancia, figurati un'arancia nell'Ottocento in Russia. Cosa fece? La vendette. E con quei soldi? Comprò due arance. E pian piano così, rivendendo e comprando, nel giro di 20 anni era diventato il maggior importatore d'arance dell'impero sovietico. Tanto che lo zar, per ringraziarlo, gli diede addirittura un titolo nobiliare onorifico, e i giornalisti andarono ad intervistarlo. E uno di questi giornalisti trova il coraggio di dire: scusi, ma corre voce che lei non abbia mai imparato a leggere correttamente. E vero? Sì. Caspita, ed è arrivato a questa onorificenza così importante. Se avessi saputo leggere, chissà cosa sarebbe diventato. Te lo posso dire subito, si pensa che è stato in sinagoga. In realtà ho detto che si comincia a studiare da 5-6 anni, ma la realtà è forse diversa. Perché se ci pensiamo, nella vita domestica, l'insegnamento comincia prima. Certo, non si insegnerà il bambino a studiare i testi del Talmud o della mistica, ma si comincia veramente dalle prime cose. Il bambino comincia a parlare, gli si insegna anche a recitare le benedizioni prima di mangiare, di bere. Gli si insegna a notare la differenza tra il sabato e altri giorni. E qui permettetemi un episodio personale, cioè anch'io ho avuto dei figli, ormai sono grandi, sono sposati, ma sono stati bambini anche loro. Se c'è una cosa che attira i bambini piccoli in maniera assolutamente irrefrenabile, sono gli interruttori della luce. Penso che chiunque possa testimoniare o di aver visto i suoi figli attirati dagli interruttori o di essere stato personalmente attirato dagli interruttori. E come si fa? Durante il sabato, e non sto ad entrare nella spiegazione del perché, ma prendiamo come dato il fatto che la luce elettrica non si può accendere o spegnere. E come si fa ad insegnare al bambino? Le strade sono tante, eh? Io ho sentito un bambino che per dire al fratellino più piccolo che non doveva fare una cosa, invece che dirgli è vietato, dice la Shabbat. Credo che sia il modo peggiore, perché il bambino identifica lo Shabbat, il giorno più importante non solo della settimana, ma della vita ebraica, con qualcosa di negativo. Mia moglie e io abbiamo suscitato un'altra idea.
Appena vedevamo i bambini che si avvicinavano al 2 ottobre, gli dicevamo, no? È Shabbat. Anche la luce ha il diritto di gioire dello Shabbat come te. Vi posso garantire che dopo le prime due volte non abbiamo avuto più bisogno di ripeterlo. E siamo sempre identificati lo Shabbat con la gioia del riposo anche della luce elettrica. Oggi che sono adulti ovviamente sanno anche qualche cosa di più, sanno ragionare e spiegare quali sono i più profondi significati dell'astensione da determinate azioni di Shabbat. Ma lo fanno perché per loro è un fatto positivo, un'affermazione positiva di non fare ciò che è vietato. Quindi si comincia da molto presto. Anche perché i maestri insegnano anche un'altra cosa, che chi impara da bambino a che cosa assomiglia? A un chiosco scritto su carta nuova. Mentre chi impara da vecchio che cosa assomiglia? A un chiosco scritto su una pergamena rassiana. E d'altro canto, nel Talmud, nel trattato di Shabbat, il foglio 119, facciata lì, è detto che il mondo si regge soltanto sul fiato dei bambini che studiano nella scuola. E a questo proposito è ricordato un insegnamento nel Midrash che dice così: al mondo non sono mai esistiti dei sapienti come Bilam, figlio di Beor, il profeta Balaam, chiamato a maledire il popolo ebraico, non c'è riuscito, dalla sua bocca sono uscite solo benedizioni. Quindi non sono mai esistiti sapienti come Bilam ben Beor e Oinomaos di Gadara. Andarono dei pagani da quest'ultimo e gli chiesero: insegnaci come possiamo sconfiggere Israele. Ovviamente non si riferivano alla sconfitta militare, ma all'accettazione delle prezzo. Disse loro: andate a vedere le loro sinagoghe e le loro scuole. Se sentite la voce dei bambini che ripetono il loro studio, non ce la farete mai con loro, perché così ha commesso loro il loro padre Isacco, quando ha detto: la voce è la voce di Giacobbe e le mani sono le mani di Esaù. Il riferimento è al momento in cui Giacobbe, con il travestimento, ha ottenuto in qualche modo la primogenitura che il padre voleva assegnare a Esaù. Ma questa frase viene interpretata dai maestri in questa maniera: fin tanto che si sente la voce di Giacobbe nei luoghi di riunione, le mani di Esaù non hanno alcun potere. Pensiamoci un attimo. E arriviamo alle estreme conseguenze. La maggiore disgrazia che è capitata nella storia del mondo al popolo ebraico è stata la Shoah. Che cosa ha impedito a Hitler di portare a termine il suo disegno? Le armate americane e sovietiche. Hitler aveva delle armi. Ancora oggi, chi va a vedere il campo di Mauthausen se ne può rendere conto. Gli strumenti di morte, di sterminio, studiati dai nazisti, potrebbero tornare in funzione in mezz'ora. Il popolo
ancora oggi i bambini ebrei studiano la Torah. Fin tanto che la voce di Giacobbe suona nei luoghi di nome e la chiesa non lo chiede. Ovvio che perché lo studio abbia un valore bisogna anche che gli insegnanti siano persone che sanno il loro mestiere. L'insegnante nel mondo ebraico è visto con enorme rispetto, la figura dell'insegnante è considerata per certi versi addirittura più importante di quella di un genitore, tanto che la normativa stabilisce che se un insegnante viene preso prigioniero, bisogna pagare il riscatto. E il genitore di un suo allievo è preso prigioniero, bisogna pagare il riscatto, va pagato più di meno il riscatto dell'insegnante. Perché? Perché il genitore, sì, certo, lo ha portato a vivere in questo mondo, ma l'insegnante lo accompagna a vivere il mondo a venire. Al punto che il versetto del profeta Malachia, capitolo 11, verso 7, poiché le labbra del sacerdote manterranno la conoscenza e verrà chiesto l'insegnamento dalla sua bocca, in quanto egli è come un angelo del Signore delle Schiere, viene interpretato così. Se il maestro è come un angelo del Signore, si richiede l'insegnamento dalla sua bocca, altrimenti è meglio. E chi è l'insegnante migliore? Un maestro della Mishnah diceva: chi impara dalle persone anziane assomiglia a chi beve vino invecchiato conservato in botti stagionati, mentre chi impara dai ragazzi assomiglia a chi beve vino ancora non maturato e mangia uva acerba. Ma un altro gli rispose: non guardare il contenitore, ma ciò che esso contiene. Ci può essere un contenitore nuovo, pieno di vino vecchio, e un contenitore nuovo, e un contenitore vecchio che non contiene neanche quello nuovo. Quindi, ovviamente, dipende dall'insegnante, il quale deve essere disponibile. Chi è troppo meticoloso, dicono i maestri, non è in grado di insegnare. Hanoch l'admara la libertà, educa il giovane in base alle sue qualità. E come? Una volta, e questo ancora fino all'inizio del Novecento, soprattutto negli ambienti dell'est europeo, le pagine dei libri di testo per bambini venivano costarse con un sottile strato di miele. Se il bambino leggeva correttamente, aveva il diritto di leccarlo. Perché? Per mettere in pratica quello che è scritto nel Salmo: esse sono dolci più del miele, più di ciò che strilla dai fagi. Vedete, io sono nato un po' dopo e non sono nato nell'est europeo. Mia nonna materna mi ha dato un'ingrida, però. E qualche cosa, anche se appunto aveva studiato la scuola rabbinica di Firenze, ma qualche cosa dell'ambiente dell'est europeo mi era rimasto. Quando si è accorto che io già leggevo l'italiano in maniera abbastanza scorrevole, non avevo ancora 5 anni, ha detto: bisogna che cominci a leggere anche l'ebraico.
siccome lui aveva una calligrafia ebraica meravigliosa, io ho dei campioni della sua scrittura in casa che sono veramente da esposizione. Lui mi faceva entrare nel suo studio, prendeva dei fogli di carta, la sua penna di carta di bambù, tingeva nell'inchiostro, le dava una parola e poi me la faceva leggere. Ricordo perfettamente una volta che ha scritto una parola, ha detto: se la leggi te ne do un bel po'. La parola era uva, elenne, o verrà anche, verrà. Appena ho letto la parola uva, si è alzato, è andato in cucina. È tornato con un grappolo di uva che non sarebbe riuscito a finire neanche di tutta. Credo che facciamo un cattivo servizio. I genitori che sono i primi a osservare i precetti e ne spiegano il lato bello, il lato positivo ai figli, vivendolo insieme a loro, sono quelli che nella maggior parte